Siamo arrivati all'ultimo talk di questa edizione del Freelance Camp dedicata alla sostenibilità e quindi chi meglio di Antonella Gallino può concludere? Antonella, ti invito sul palco. Ciao Antonella, benvenuta. Grazie, buongiorno. Tu ci parli della tua esperienza con Home Exchange, di cui sono molto curiosa, e quindi di come rendere più sostenibili anche i nostri viaggi di lavoro e non. Ti lascio la parola. Grazie, Sandra, buongiorno. Allora, oggi parliamo di scambio casa. Cominciamo col definire che cos'è. Scambio casa è quando una persona viene a casa tua mentre tu non ci sei. E tu cosa fai? O vai a casa sua nello stesso momento, oppure più avanti, quando avrai modo di farlo, oppure vai a casa di una terza persona, grazie a un meccanismo di community che fa un gioco di compensazioni, che poi vi spiego. Prima di entrare nel merito tecnico di quello che è lo scambio casa che sto provando a fare, vi voglio dare una lettura interpretativa di tre soddisfazioni che ho con questo tipo di divisione. Oggi abbiamo parlato tanto di condivisione. Primo, condividiamo un bene immobile, una cosa che il codice civile definisce come inamovibile. Lo mettiamo in circolo, quindi diamo spirito a qualcosa di pesante e chiunque abbia investito in una casa sa cosa vuol dire. Secondo, in realtà non condividiamo solo un bene, ma condividiamo un'idea di ospitalità e condividiamo dei valori che è molto bello tenere allenati, la fiducia, il rispetto reciproco. C'è chi chiama questo tipo di viaggio turismo collaborativo perché è mutualistico. Si dà qualcosa reciprocamente. Terzo, aggiungo, condividiamo un sogno, il sogno che quello che c'è, che esiste, ci basti. Questa cosa l'aveva detta molto meglio di me Guglielmo da Occam nel XIV secolo, dicendo che non serve moltiplicare le cose se non è necessario. Secondo me, applicata alla casa è stupendo e sappiamo quanto il consumo di sia costoso per il pianeta e sappiamo quanto ci sia speculazione sugli affitti, chiusa parentesi, e mi viene da dire, forse possiamo immaginare un mondo in cui limitiamo la moltiplicazione dei beni senza necessariamente limitare i desideri. Un po' di storytelling, un po' di narrazione per raccontare che questa non è stata una storia lineare. Come sempre, i puntini si uniscono alla fine, tutto parte con una frustrazione, cioè io volevo vendere casa, ma non ci stavo riuscendo, non ci sono riuscita. Questo perché ho fatto un sacco di appuntamenti, ma le persone che venivano a vedere casa mia la notavano carina, molto particolare, così, ma probabilmente non ci avrebbero vissuto, perché insomma è un open space, non ha le pareti, io dico la casa di Gino Paolo. E a quel punto io ho messo un po' la casa in mano ad altre professioniste. Sotto vedete i personaggi della storia, ci sono tanti freelance che oggi voglio nominare in omaggio a questo evento. Letizia, una home stager, prima mi ha aiutato a trattare la casa come un oggetto comunicativo, cioè qualcosa da vendere. Poi Rossella è una professional organizer che mi ha aiutato a fare decluttering e in particolare a sistemare la cucina, che è una cosa che io uso tantissimo, ci tengo tantissimo all'alimentazione. Vedendo come loro mettevano le mani in casa mia, ho capito che poteva essere vista con altri occhi, poteva essere valorizzata meglio di come fino a quel momento avevo fatto io. Altro click. Terza scena, l'anno scorso co-progetto un laboratorio sul mercato sostenibile, tra l'altro con due ricercatrici di mercato, in cui mettiamo in dialogo produttori e acquirenti, e Cristina, una delle due ricercatrici, quando parliamo di buone pratiche, insomma condivisibili, di sharing economy, eccetera, tira fuori la sua esperienza con lo scambio casa, lei è una veterana, io tanto ad orecchi, e dico, adesso ti intervisto da capo a fine, insomma, e l'ho tempestata di domande. E da lì sono partita, sono andata a casa sua per la prima volta.
quella resistenza che avevo era tutta mia personale. Cioè, a un certo punto io ho detto, ma chi è che vuoi che interessi una casa in provincia di Piacenza dove, diciamo, non c'è un turismo di massa, per fortuna, però insomma non è esattamente una destinazione richiesta e dove non arriva neanche l'autobus. Beh, insomma, nel giro di 9 mesi ho fatto già 8 scambi, di cui 4 in, cioè sono andata io, e, cioè 4 out sono andata io e 4 in ho accolto, e ho già il primo badge fedeltà, perché insomma tra poco è il primo anno che sono abbonata a questo portale di cui vi parlerò oggi, che è Home Exchange. Come funziona? Allora, si fa una sottoscrizione, un abbonamento all'anno, in Europa il prezzo è di 149 euro e con questo prezzo si hanno a disposizione scambi limitati, cioè tutte le case della community. Ovvio che poi, quando vuoi fare uno scambio, mandi una richiesta, quindi è come se corteggiassi un pochino la persona, bussi, ecco, dico. Ho messo un rapporto 10 a 1 per farvi capire che non è che quando mandi una richiesta è meccanico, automatico che l'altra persona accolga. L'altra persona si riserva a sua discrezione, se può, se insomma, per una serie di ragioni può ospitarti o no. E tutto questo funziona se tu metti a disposizione la tua stessa casa nel circuito, quindi c'è una massima reciprocità. E poi c'è un sistema di feedback reciproci per cui la comunità vuole sapere, un po' come con BlaBlaCar, insomma una cosa la trovo molto simile, uno vuole sapere se chi ospita e chi è ospitato si è comportato bene, se la comunicazione corrispondeva, se la descrizione corrispondeva alla realtà, le solite cose. Lo scambio, attenzione, l'ho anticipato all'inizio, non deve per forza essere reciproco e né tantomeno simultaneo, cioè fatto nello stesso periodo contestuale, perché viene usata una moneta virtuale che si chiamano guest points, punti ospite, che gioca con un meccanismo di compensazione. Poi ve lo dico ancora meglio, ma prima una pillola linguistica: devo per forza usare i termini inglesi host e guest, perché l'italiano, voi lo sapete, quando dici ospite vuol dire sia chi ospita sia chi è ospitato. Quindi secondo me è funzionale usare l'inglese in questo caso. Allora, per vedere come funzionano i punti, guardate subito l'annuncio di casa mia che ho messo su Home Exchange. Casa mia vale 110 GP, guest points, a notte. Vuol dire che il tuo salvadanaio si svuoterà di quei 110 GP per ogni notte che passerai a casa mia, dopo che ci siamo messi d'accordo, che abbiamo finalizzato lo scambio, eccetera. Vedete bene com'è la struttura di un annuncio? Guardate, non so se vedete la mia freccina, ma guardate in alto a destra, c'è il mio salvadanaio di GP. Io sono una formichina, perché ne accumulo, perché mi piace un sacco ospitare, e poi li spendo. Tra l'altro, le case non è che valgano tutte quello che vale casa mia, nel senso che casa mia vale tutto sommato abbastanza poco. Magari a New York un locale ti vale 350 punti, perché dipende da in che località sono situate, quindi c'è comunque un gioco di valutazione della casa, anche dai servizi che hai, dai posti letto che hai, eccetera, eccetera. Guarda chi ti trovo su Home Exchange, questo è un piccolo cameo che voglio far fare a Matteo Figoli, advertiser freelance, vi lo ricorderete perché ci ha fatto uno speech qualche anno fa su come fare pubblicità su Meta, se non ricordo male. Guardalo qua con la sua casa a Firenze che vale 109 punti. Ecco, in genere quando parlo di scambio casa ci sono delle domande classiche che mi vengono fatte. Io in batteria le ho messe tutte in fila, così provo a rispondere anticipandovi. Allora, tu non ci sei quando l'ospite viene a casa tua, nel senso che ti lasci le chiavi, e ci sono mille metodi per lasciargli le chiavi, non entro nel merito perché è molto divertente, però non abbiamo il tempo, ma in sostanza sloggi, quindi lui entra e non ci sei tu. Anche se è lungo, Home Exchange ha iniziato una modalità per cui tu puoi anche mettere a disposizione una camera con la sua sufficiente privacy, una dependance, eccetera. Però io resterei sullo scambio classico, che tra l'altro è quello che io preferisco, insomma. Per lasciare anche molto libero il mio ospite, io voglio che entri, che usi la casa, che la veda con i suoi occhi, che la usi con i suoi occhi. Lasci la casa così com'è, cioè non ti devi preoccupare di svuotarla. Io sono entrata finora in 4 case e devo dire che erano case normali, insomma sì, in ordine, agibili, però
niente di, insomma, non penso che siano impazziti, ecco, per ospitarmi, se no finisce il gioco. Puoi scambiare con tutto il mondo, quindi a patto che lo Stato sia in pace, questa cosa la diciamo perché non è scontata, a patto che ci siano dei membri e a patto che l'host accetti la tua richiesta, puoi scambiare in tutto il mondo. E se sei host, puoi scambiare la tua prima o seconda casa. Se hai la fortuna di scambiare una seconda casa, puoi accumulare un sacco di punti e andartene in giro per il mondo senza neanche avere il bisogno di sloggiare. Però vi dico la verità, io da ospite preferisco, cioè da guest, preferisco andare nella prima, perché è più usata, perché è più calda e perché ci sto meglio e più collaudata. A volte nella seconda c'è qualche inghippino. Poi qui, piccolo easter egg, sempre per citare un freelance che è anche nostro partner tecnico, Calamun, come dimenticare Parigi Perdrigo. Ieri sono andata a ravanarmi quelli che erano i suoi annunci di quando lui dava la sua casa a Parigi una settimana perché si facessero le coccole al gatto, si dessero le crocchette e le pappe al gatto. Ecco, lui è un precursore dello scambio casa. Di solito non ci muoviamo perché magari il gatto ha bisogno di noi o perché le piante devono essere innaffiate. Questa è una delle ragioni per cui lo scambio casa funziona, cioè l'ospite, il tuo guest lo può fare per te, ti può curare il gatto. Io l'ho già fatto con due case e mi sono divertita parecchio. Puoi viaggiare da solo, in famiglia, con il partner, con un amico, basta che ti metti d'accordo con l'host e che ci siano i posti letto sufficienti. Questa è un'altra domanda tipica: che cosa fai con la dispensa di chi ti ospita? Beh, cioè, non è che ci dai fondo alla sua dispensa, però è cortesia che l'host ti dica: guarda, il sale, l'olio, l'aceto, il caffè, usa pure i miei. E qui finisce una delle cose, secondo me, più antipatiche di quando si va in affitto, ma anche in campeggio, che non so, chi viene con me nel bungalow al freelance camp ne sa qualcosa, perché io detesto comprare le cosine tipo il 50 ml dell'olio più scrauso che c'è, il 30 ml del detersivo per i piatti che costa meno, che di solito è il più inquinante, il caffè senza diritti sociali. No, è finita questa, perché tu vai in una casa, questa roba c'è già e non hai bisogno di comprare tutte le piccole porzioncine che sono anche molto mal pensate come spesa. Voglio concludere, diciamo, con la parte più sentimentale, cioè quali sono i sentimenti che ho provato in questi 10 mesi di esperienza. Allora, dei valori ho già parlato all'inizio e ci credo veramente, però è un fatto che tu con questa modalità risparmi una barca di soldi. Di conseguenza ti sposti più spesso e più volentieri, per cui per me viaggiare è diventato più accessibile non solo post-Covid, ma in generale lo faccio più volentieri, organizzo dei viaggi grazie allo scambio casa. Vi faccio una piccola incursione nel mio privato, sempre a proposito di freelance. L'anno scorso ho fatto 2 formazioni in presenza, cosa che oggi siamo tirchi nel fare, nel senso che uno dice: sì, vabbè, se devo pagarmi una trasferta di 4 giorni a Bologna, una trasferta di 3 giorni a Torino. E così mi sono divertita un sacco. Sono andata a Bologna in un bellissimo appartamento, ho fatto una formazione di marketing locale con Luca Bove di Local Strategy, lo nomino perché insomma è dei nostri. E poi a Torino ho fatto invece un corso di scrittura alla scuola Holden, grazie allo scambio casa. Piccole aneddoti, cos'è successo? A Bologna era il mio compleanno, la host era un insegnante di yoga e mi ha regalato una lezione di yoga per il mio compleanno. A Torino ho invitato a cena gli allievi del corso, eravamo in 4, insomma una cosa assolutamente su misura, chiedendo il permesso all'host, ovviamente, loro arcicontenti, e mi avevano mandato anche le foto di loro che erano a Parigi, in un bellissimo bilocale di Parigi, insomma, mentre io ero a casa loro. Quando viaggio mi sento a casa, questa è una bellissima sensazione, e qui vi ho copiato quello che è stato il copy di una vecchia home page del sito americano. Adesso Home Exchange ha tutte le localizzazioni, gli stati, eccetera, eccetera. Ma io ho fatto in tempo a vedere questo copy che mi è molto piaciuto perché lo credo vero. Case vere, accoglienze più calde, più calorose.
Poi le case che vedi sono spesso, effetto wow, perché sono spesso molto carine, difficilmente te le potresti permettere in affitto, qui si vede che la gente ce le ha, le mette in rete, le condivide, ma è stupendo. Poi un'altra cosa è che apprendi dalla casa, perché vedi delle soluzioni. A volte, sai quando magari devi andare per provare provare uno strumento, a volte lo provi perché ce l'ha l'host. E quindi a me è capitato di dire, ma guarda come funziona bene questa soluzione, guarda come funziona bene questo elettrodomestico, che poi ho preso ricondizionato, e veramente, ma insomma... A volte do anch'io un contributo, per esempio prima abbiamo parlato di portata dell'acqua, mi è capitato una volta di trovare un franciflutto un po' incrostato, dico dai figliolo ti faccio fare una notte in aceto, sarebbe meglio l'acido citrico, però insomma, cioè, loro quando sono tornati si sono trovati un pinetto che funzionava come Dio comanda, insomma con anche la giusta portata. Quindi è proprio uno scambio anche dall'interno. Ci sono spesso dotazioni aggiuntive, come minimo il wifi, la bici, lo streaming, insomma è una casa equipaggiata che vi mette in condizione di fare anche tante cose extra. Qui spendo una parola che credo molto poco abusata, nonostante nella sostenibilità siamo già in difetto di termini perché già ci suonano troppo ridondanti, oggi ne abbiamo parlato, no? Di comunicazione a questo proposito, io devo dire che gioia non la sento tantissimo in generale, siccome è un piacere ospitare, davvero mi è capitato di provarla, lo trovo straordinario, un effetto straordinario di questa esperienza, e poi condivido tantissimo know-how locale, chi mi conosce sa che sono un po' una fanatica di produttori agricoli, cantine naturali, eccetera, per cui subisco i miei ospiti di informazioni locali, vedete quella è una maps, uno strumento che potete fare gratuitamente con Google, dove io spiego cosa c'è a disposizione nella mia zona, e una cosa divertente che a volte spiego, cioè presento, insomma, faccio presente i produttori della zona anche agli host, che così li vengono a conoscere, insomma, divertente. Secondo me freelance e scambio casa si sposano bene per una serie di ragioni, non mi attardo nello spiegarle qui perché ho scritto un articolo, visto che c'è il mio zampino, ho iniziato a collaborare con Home Exchange per i contenuti, una cosa freschissima, e trovate sul blog italiano un articolo, se volete darmi il feedback, mi fa piacere, dove lì ho scritto una sorta di vademecum su come il freelance può approcciare questa esperienza con tutti i trucchetti, e ci sono già anche degli annunci di freelance, ce n'è uno di Parigi che vuole venire in Italia, ve lo dico, per me di periodo, diciamo, magari un paio di settimane. Allora, che cosa ci regala Exchange in occasione di questo evento? Ci regala una raccolta di punti di benvenuto, che vuol dire che chi entra, a patto di inserire il proprio profilo, descrivere completamente la propria casa, quindi descrizione testuale, foto, tutto quello che il portale chiede, e di farlo entro il 30 aprile, se lo fa da questo link, che poi vi faremo avere anche in descrizione, insomma tutti i materiali di comunicazione che Freelance Camp predisporrà, ottiene 1700 guest points di benvenuto, che sono circa il 40% in più di quelli che sono la dote di chi si iscrive e fa tutte le cose che la community, insomma, richiede. E cosa si può fare con questi 1700 punti? A casa mia 15 giorni, più o meno. Magari a New York una settimana, in Sicilia una vacanza di 10 giorni, vedete voi. Quello che vi voglio spiegare è che così non dovete per forza trovare qualcuno che per primo voglia venire a casa vostra per partire. Potete partire voi come ospiti, così provate l'esperienza da ospitati. Spero di essermi spiegata, volevo presentarmi alla fine, l'ho già detto, Lucy Colli Piacentini, un posto secondo me meraviglioso ma negletto dal turismo, forse per fortuna, per mestiere progetto scrivo contenuti da un lato e mi occupo di local marketing dall'altro, e dai, il lavoro parliamo un'altra volta, però sono disponibile per tutte le domande su Home Exchange nelle prossime ore, nei prossimi giorni, da qui al 30 aprile, sono appassionatissima, sono un evangelist, quindi... Sono qui per tutte le vostre curiosità e dubbi.
Grazie Antonella, io devo dire sto già pensando a come preparare casa mia per gli scambi. Forse prima devo uccidere l'ingegnere perché mi dia il permesso di fare lo scambio, o forse potrei usare qualcosa che non è proprio casa nostra. Ma ti ringrazio davvero perché questa cosa è assolutamente da fare e io ce l'ho in programma per il mio futuro e penso anche molte delle persone che ci stanno ascoltando. Antonella. Ci vediamo e ne parliamo altre volte, poi sia online che direttamente in presenza. Grazie di nuovo. Altrettanto, a presto.